Buongiorno a tutti da Maria Luisa Barbarulo, qui su Radio Antenna 1, nello spazio di Vediamoci Chiara e Men's Life. Oggi abbiamo con noi Alberto Aiuto. Buongiorno Alberto, grazie per Buongiorno Maria essere qui Luisa. con noi, al quale volevo fare un po' di domande sul tema dell'intelligenza artificiale, soprattutto collegata al mondo della medicina. Allora Alberto, cosa si intende per intelligenza artificiale? Partiamo dall'inizio. Bella domanda. L'intelligenza artificiale è una particolare tecnologia che senza che ce ne accorgessimo è nata nel 1956. Pensiamo un po', ecco, noi pensiamo sia roba di ieri mattina, invece no, Invece no, ecco. come sempre, la vita accade quando noi pensiamo ad È altro. vero, è vero, è vero. Chi era che lo diceva? Io, John Lennon, Non no? Chi vedi? era che lo diceva? Probabilmente Mi pare di John Lennon. sì. Un gruppo di scienziati si sono messi d'accordo di sviluppare qualche cosa che aiutasse l'umanità a crescere. E quindi nel corso di questi 70 anni sono stati fatti una serie di sforzi, di ricerche, di applicazioni, di programmi soprattutto dei computer che potessero, tentare di raggiungere questo obiettivo. Finalmente, dopo 70 anni, ma devo dire che già circa 20 anni fa, abbiamo avuto una prima manifestazione di intelligenza artificiale quando un computer, sconfisse l'allora campione del mondo di Gli scacchi, schiacchi, accidentoli, Kasparov. Quindi parliamo accidentoli. di qualcosa che è diventata concreta già 20 anni fa. Però, ecco, non mi ero resa conto che fosse già passato tutto questo E tempo. infatti, in realtà era stato messo a punto un programma che era capace di analizzare 60 miliardi di posizioni al secondo. 60 miliardi, no? Veramente è una cosa incredibile, un numero E impressionante, non riusciamo neanche a un numero immaginarlo. impressionante. Questo programma, che era stato sviluppato da Google già tanto tempo prima che cominciassimo a utilizzarlo tutti i giorni, fu battuto da un programma che aveva sviluppato 70 miliardi di posizioni al secondo. Dice, quindi per Ancora di battere più. dobbiamo andare Certo, oltre. dobbiamo In andare oltre. realtà, è storia di pochi mesi fa. È stato sviluppato un computer che praticamente ha una capacità molto inferiore di analisi di posizioni, perché ne fa solo 80.000 al secondo. Ah, Pensate, 80.000 al secondo. miliardi contro 1.000. È una cosa incredibile. Che però ha una capacità, questa veramente quasi umana, è creativa. È creativo, quindi è lì che facciamo la È differenza, lì che no? si fa la Pensa che io ho differenza. sempre pensato che l'uomo avesse questa risorsa infinita che è la creatività per battere la macchina, invece E ormai stiamo invece le arrivando. macchine, proprio perché Si può anche sviluppare si questa è capacità, sviluppata no? questa capacità, probabilmente avranno un forte sviluppo, non solo in tutti i campi Certo. del nostro scibile, ma anche, In forse campo questo artistico, è no? in campo artistico, è capace, è di ieri la notizia che un computer, tramite l'intelligenza artificiale, può riprodurre un dipinto di Gauguin. Addirittura di Che si può fare una sinfonia di Beethoven, Beethoven, immaginarne una nuova avendo con i suoi soltanto stili. sentito come Beethoven, diciamo, componeva. Componeva, componeva. E venendo alla sua applicazione in medicina, Beh, tu che ne pensi? Avremo prima o poi dei medici robot addirittura? medici robot già esistono, anche se sono guidati diciamo, Comunque dall'essere umano. dall'essere umano, ma per esempio potremmo avere un essere umano che guida un robot che è posizionato in un'altra città, quindi il Ecco, paziente questo magari è può molto non interessante. muoversi diciamo, da casa sua, o comunque Certo, dall'ospedale certo, della sua città, certo. e il medico stare anche in un altro continente volendo. Beh, questo è spettacolare, questo è veramente È spettacolare. incredibile, è Senti, delle incredibile. chatbot, che cosa mi dici? Ma le chatbot sono in italiano potremmo tradurle come assistente virtuale, Ah, che è certo, quello sì, è quello vero, è che vero. si fa con Alexa, Siri e compagnia, cantando, diciamo. È chiaro che la chatbot deve essere affidabile, perché altrimenti ricadiamo nei siti fraudolenti in cui già Certo. ogni tanto, no, cadiamo quando andiamo a cercare Delle notizie. informazioni online. La cosa bella è che, per esempio, recentemente Google ha sviluppato un accordo con il sistema sanitario inglese, che quindi fornisce informazioni certificate e sicure sugli Ecco. avanzamenti della medicina. A questo punto, diciamo, cade il discorso della fake news, Certo, piuttosto. dell'affidabilità e Esatto, della, certo, della sicurezza della qualità dell'informazione. esatto.
Benissimo, ringraziamo Alberto Aiuto per essere stato qui con noi e per il suo intervento su questi temi che sono ormai di grande attualità. E come sempre ci vediamo qui su Radio Antenna 1 tra due venerdì per Men's Life. Ciao a tutti e buona giornata.